Well, we are delighted to be in Milano. We are thrilled to be receiving the award from Bocconi University, which is a premier university for business in Europe. Sport is crucial to Belfast because it brings people together. It helps build the peace. And we have a new city in Belfast where we have reconciliation and we have a strong peace process. And sport is absolute the foundation for that. Giro d'Italia a Napoli, la partenza del Giro d'Italia dopo 50 anni da Napoli è stato un successo enorme in termini di immagini della nostra città che hanno fatto il Giro del Mondo, in termini di turisti, in termini di ricadute, di investimenti. Anche adesso, a distanza di tante settimane, molte persone vogliono venire a Napoli a investire, a fare iniziative sportive perché hanno visto quelle immagini del Giro d'Italia, quindi un grande successo, secondo me anche difficilmente calcolabile in termini economici, perché poi per esempio l'immagine, la comunicazione, la forza di una città, noi non siamo in grado di valutare quanto economicamente è rilevante. Posso dire che Napoli da 20 anni non vedeva le migliaia e migliaia di turisti che sta vedendo in questi mesi, e questo è dovuto molto allo sport, al Giro d'Italia, alla Coppa America, alla Coppa Davis, alle tante iniziative culturali e sportive che stiamo facendo. Ma l'Italia innanzitutto è bella nelle sue diversità. Napoli è una città molto ricca di mare, di storia, di culture, di chiese, di monumenti, ha uno dei centri storici più belli del mondo, non a caso è patrimonio storico dell'umanità, grandi teatri, è la città d'Europa che ha il più alto numero di giovani. Io credo che è una città molto attraente. Il PIL di Napoli sono le emozioni, quindi è una città che dà grandi emozioni, non è un paradiso terrestre, ci sono tanti problemi, tante complessità, e forse è affascinante anche per questo. Ma noi, nonostante sia un momento di grandissima crisi economica, il Comune di Napoli lo vive in particolar modo, abbiamo deciso di considerare lo sport una priorità. Quindi abbiamo investito e stiamo investendo molto sulle strutture, le stiamo dando anche alle associazioni che nello sport hanno investito, e questo ha anche un significato molto importante. Cioè sportivi che hanno investito nella nostra città per far avvicinare allo sport anche i ragazzi dei quartieri più difficili, che stanno in maggiore sofferenza e hanno gravi difficoltà economiche. Quindi lo sport diventa anche luogo di aggregazione, di socialità, e per sottrarre i più giovani anche ad alternative diverse, quindi lo sport anche come veicolo di legalità e di lotta al crimine e alla sicurezza nella nostra città. Quindi gli investimenti sono importanti e contiamo di farne sempre di più. Gli investimenti nello stadio lo devono fare i privati, in particolare stiamo lavorando col presidente Aurelio De Laurentiis per realizzare il nuovo stadio a Napoli, fare la nuova convenzione che scade nel 2014, nelle prossime ore dovremmo dare l'agibilità allo stadio San Paolo, fare una nuova convenzione e un nuovo stadio. Non ci sono risorse pubbliche per lo stadio, perché non ci sono e perché poi ritengo non sia giusto in questo momento storico investire risorse pubbliche in uno stadio. Il pubblico deve mettere in condizioni i privati che vogliono investire di poterlo fare rapidamente, ma ci aspettiamo che De Laurentiis e anche altri imprenditori mettano mano al portafoglio per fare uno stadio all'altezza di Napoli, della squadra che è arrivata seconda in campionato l'anno scorso, sta in Champions League, ha preso un grande allenatore e deve fare un grande campionato e possibilmente vincere lo scudetto.